Grazie Vladimir per concederci questa piccola intervista. Volevo sapere, è un libro molto profondo, molto bello, e tu ti senti più rappresentata da Camilla o da Marianna? Due personaggi molto diversi, molto come mai la scelta di questi due personaggi? Beh, sono due personaggi complementari. Ho detto un po' la parabola al femminile del figlio il prodigo. C'è una figlia considerata buona, tra virgolette, che è quella che non ha mai fatto parlare male di sé nel paese, che ha avuto un unico fidanzato che è diventato il marito, che è sempre andata bene a scuola, insomma la borghese della provincia, accettata, e mentre l'altra sorella è quella che invece viene vista male, controcorrente, ribelle, che va male a scuola, che vuole diventare famosa, vuole lavorare nella televisione, quindi la televisione, vuole andare nella grande città e se ne va via, fugge via e in realtà ce la fa, cioè diventa famosa, diventa e ritorna poi al paese accolta come invece una star, quindi anche tutti quelli che avevano criticato prima. Ecco, si cosa ricredono. C'è di autobiografico nel appunto nel personaggio di Marianna? Beh, forse proprio questo, cioè un po' aver passato quel percorso in cui magari io quando camminavo per la mia città me ne dicevano di ogni, insulti, risatine, lanci di oggetti contundenti, eccetera. E poi dopo una volta diventata sia famosa sia onorevole per 2 anni, quando sono ritornata a Foggia sembrava un po' tipo Sofia Loren che torna a Pozzuoli, accolta con tutti i trionfi. Ma io non sono mai cambiata, ero sempre io. Indipendentemente dal libro, ecco, tu sei una persona che si è sempre molto battuta per contro l'omofobia, per i diritti dei gay e delle lesbiche. Da quando è partito questa tua lotta pubblica, questo tuo ricercare l'aiuto, cioè aiutare altre persone? Quando hai trovato la forza? Da che periodo? Da subito, 14 anni. Perché non mi sono nascosta e ho preferito pagare magari con i problemi che ho avuto piuttosto che rinnegare me stessa, la mia libertà, quello che mi sentivo di essere. E poi in particolare, diciamo, verso 16-17 anni, quando una volta eravamo con tutti degli amici sul viale della stazione dove c'era una panchina che era il nostro ritrovo in un periodo in cui non esisteva un'associazione, non esistevano locali, e si avvicinò un gruppo di ragazzi per sfotterci, e mentre i miei amici avevano abbassato lo sguardo, avevano assunto il tipico sguardo di timoroso, di animale ferito, di cagnolino sotto la pioggia, lo chiamo io, no? Io invece ho alzato lo sguardo, avevo affrontato e ho detto: ma qual è il vostro problema? Ho rimediato un cazzotto che sembrava un panda per un po' di giorni, però da quel momento ho deciso che dovevo reagire, non incassare. Reagire, perché non volevo farmi una bile per colpa loro, ho voluto reagire, quindi da quel momento sono diventata un po' leader. Ecco, a proposito di leader, mi racconti qualcosa di change.org? Sì, su change.org, che tra l'altro seguo anche per altre petizioni, sono diventata, diciamo così, una testimonial di una petizione molto importante che chiede all'Organizzazione Mondiale della Sanità di togliere, diciamo, la definizione di malattia, ecco, per quello che riguarda la transessualità, come ha già fatto per l'omosessualità, ma di considerarla una variante di genere, ecco, diciamo così. Cioè, il problema qual è? Che la patologia non è essere trans. No, infatti. Tu sei, diciamo, il problema è quando tu sei trans e non ti accetti, non fai nulla per adeguare la tua esteriorità alla tua interiorità. Allora è lì che diventa un problema di disforia, quando non si traduce in euforia, in realizzazione. Sei stata anche ospite di diritto alla presentazione del libro Diritto di Transito di Anna Lorenzetti. Sì, bellissimo libro. Che cerca di che spiega in termini abbastanza accessibili anche a chi non ha una cultura giuridica quella che è la situazione legislativa oggi in Italia per quello che riguarda le persone trans, confrontata poi con le altre leggi in Europa e nell'Occidente in generale. Da poco sei stata a Quattorino con Stasera ve le canto.
Sì. Cosa ci racconti di questa tua esperienza? Devo dire che Torino mi sta dando delle belle soddisfazioni, veramente. Mi sto veramente affezionando alla città dei torinesi, perché ho trovato sia oggi sia nel mio spettacolo un pubblico attento che non è venuto a vedere il personaggio Vladimir Luxuria, ma a sentire l'esperienza della persona. Perché poi in Stasera ve le canto è un modo un po' ironico per raccontare anche la mia vita, certo, anche attraverso delle canzoni. Quindi diciamo c'è un fil rouge tra la presentazione del mio libro. Dei tuoi ricordi personali. Esatto, è così. C'è una frase del tuo sito che mi ha colpito molto e dice: è tutto oro quello che luccica, se abbiamo il cuore di un bambino. Sì, perché a volte sai, uno dice, mi ha detto, non lo so, è bello pensare che il mondo, dobbiamo conservare quell'eterno fanciullino, credo, no? Di poter continuare a vedere il mondo con la sorpresa e con lo stupore della scoperta che è un bambino. Io vedo per esempio mia nipotina, adesso sta in una fase, adesso c'è un anno e ho visto e la mezzo, foto bellissima. Meravigliosa ovviamente, e mi somiglia. Sì. E allora adesso lei è passata dai giocattoli, adesso i giocattoli non le interessano più, è arrivata la fase in cui, cioè, prende una bottiglia, allora lei la prende questa bottiglia e se la guarda come una cosa che fosse la prima volta. Ecco, quello dobbiamo recuperare, essere meravigliati del creato. Un'altra domanda: qual è il tuo rapporto con la moda? Meno male che c'è mia sorella che mi consiglia quello che mi devo mettere, non sono una grande esperta di moda, però mia sorella che mi dà dei consigli, quindi, e poi ho anche uno stilista che in questo momento mi sta vestendo. Curando. Il problema è trovare anche qualcuno che mi svesti. Ecco, facciamo un appello. Vi vogliamo brutti naturalmente, grassi, giusti? No, io sono molto esigente. Bene. Devono respirare. Ah, va bene. Grazie a Vladimir Luxuria, qua a Torino dal Circolo dei Lettori.